Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo, mi sembra ovvio visto che siete ospiti del mio canale YouTube e oggi, non per la prima volta e con grande piacere, oserei dire non per la prima volta, mi trovo in un punto vendita decisamente riducente. Mi trovo in una location a Milano, in via Fatebene Fratelli, per la precisione da Fotottica Cavour, che è un punto vendita fisico. Voi sapete che io sono sempre un fautore dei punti vendita fisici, sapete che sono un autarchico, per cui amo il made in Italy e il venduto in Italia, e mi trovo in un punto vendita che è da 40 anni sulla piazza, anzi sulla via, perché non è una piazza. Beh, è vero che è vicino a Piazza Cavour, però è sulla via Fatebene Fratelli, che tratta ovviamente prodotti fotografici e che da sempre, dalla fondazione, quindi da quando Gianni Di Benedetto ha concepito il punto vendita, ha avuto come flagship, perdonatemi l'inglesismo, il marchio Leica, e non a caso. Mi sono fiancheggiato, Sala Sandir, da Nicolò Di Benedetto, no, che è uno dei due figli di Gianni e di Esa. Federico in questo momento non c'è, sta mangiando un toast perché anche gli umani devono mangiare. Anni 30? Io 32. 32 anni. E Roberto Biavaschi, che è un collega di Nicolò Di Benedetto, di anni 23. 32 più 23 fa 55, io ne 63, quindi potrebbero essere tutti e due figli miei, e la somma dei loro anni non fa la somma dei miei anni su questo allegro pianeta. L'età bassa per tutti. Io sono per i compleanni. Tu sei per i compleanni? Sì, perché il mondo si divide in chi soffia le candeline e chi non soffia più le candeline. Io preferisco continuare a soffiare le candeline, francamente. Allora, bando alle chance. Perché Fotottica Cavour e soprattutto perché Leica? Beh, perché Fotottica Cavour? Perché a livello nazionale non solo è sicuramente uno dei punti vendita che già in anni, diciamo non sospetti, 40 anni fa, ha sempre avuto un focus proprio sul brand Leica. Perché Leica? Lo sappiamo tutti, perché Oscar Barnack, un ingegnere assunto dalla Ernst Leitz di Wetzlar, nel 1900? Allora, sul prototipo nel 1913. Facciamo parlare i giovani, io queste cose le so quasi tutte. Per motivi completamente avulsi dalla fotografia, incappò in una pellicola cinematografica. Qui abbiamo un ridente spezzone di pellicola cinematografica 70 mm. E qui invece abbiamo, non è uno spezzone di pellicola cinematografica, ma comunque abbiamo una pellicola che, srotolata in questo modo, pur essendo questa in realtà una pellicola fotografica, è la pellicola fotografica 35 mm. Barnack ha fatto una cosa straordinariamente geniale, perché era apparentemente straordinariamente semplice. Ha preso una pellicola cinematografica che sia nei proiettori che nelle cineprese gira in verticale, l'ha ruotata di 90 gradi e poi all'interno della perforazione, che lo obbligava quindi ad avere una determinata altezza di fotogramma, per la cronaca 24 mm, ha deciso di generare un fotogramma di 24x36 mm. Che non è un caso, perché è una volta per una volta e mezzo. Il sistema 24-36 mm poi è stato sdoganato a livello mondiale, e non dimentichiamo che ancora oggi le fotocamere digitali full frame adottano dei sensori 24x36 mm. Quindi siamo nel 2021, nel 1913 è stata scritta ed è stata rivoluzionata una parte della storia della fotografia che è ancora attuale oggi come formato, e poi anche ovviamente come brand. Ripresi in questo momento da quel formato lì. Ripresi in questo momento tratto da un formato full frame, non diciamo il brand perché parliamo solo di full frame. Esatto. Bene, allora, tornando al buon Oscar Barnack. Abbiamo già parlato un paio di mesi fa con Nicolò di Fotottica Cavour. Siamo ritornati per essere un po' più specifici questa volta. Diciamo sulle tre grandi famiglie delle fotocamere a pellicola di Leica, che sono il primo sistema, il sistema Vite,
il sistema M e poi il sistema R. In questa puntata, che verrà splittata in due puntate, perché poi so che il vostro indice di attenzione, il medio, l'anulare e il mignolo e il pollice di attenzione tende a cabrare, verrà splittata in due video. Un video arriverà fino a un certo punto della storia delle Leica Vita e il secondo video da quel punto fino all'avvento, che non è stato il 25 dicembre, delle Leica M. Adesso la parola a Nicolò Di Benedetto. Ah, buongiorno a tutti, qualcuno di voi mi conosce, qualcun altro no. Allora, siamo qui in realtà a parlare un po' della storia della fotografia e come la conosciamo oggi. Quindi Oscar Barna, che appunto nel 1913, lui era un grosso appassionato di fotografia, lavorava appunto nella ditta di Ernest Leitz, che era una ditta che produceva fondamentalmente microscopi e oggetti di massima precisione, e come ha detto prima Gerardo, prende appunto la pellicola cinematografica e la mette dentro questo oggettino qua. Questa qui, diciamo che è la... Fa anche un'altra cosa, come mai 36 pose? Perché fa questo movimento e la distanza fra le due braccia di Oscar Barnack al buio è 1,60 m rotti centimetri. Se anziché Oscar Barnack fosse stato assunto quello straordinario giocatore di pallacanestro, aiutami, ricordami il nome. Okay, Michael Jordan. Michael Jordan, avremmo una pellicola che do da 196 pose. Oscar Barnack arrivava a 1,60 m. Un metro, sì. Nonostante allora inizialmente erano un po' che ci sono più di 36 foto, inizialmente facevano 50 pose, 40 pose, perché diciamo il rullino non è esattamente come lo vediamo ad oggi, quindi già bobinato, poi vi faremo vedere, uno diciamo che se lo doveva bobinare da solo, quindi giusto. Anche questa è una cosa che dopo vi faremo vedere, come scattavano i nostri predecessori fotografi, anche foto amatori. Quindi Oscar Barnack, questa qui diciamo è il prototipo di tutte le macchine fotografiche 24x36. Hai aggiornato il firmware? Ho aggiornato il firmware, sicuramente lo faremo dopo, lo aggiorneremo dopo, quindi non ci abbiamo prese USB. Comunque questa qui è proprio da dove nasce tutta la fotografia, diciamo, moderna. Quindi c'è stato un cambiamento epocale. Questo qui purtroppo non è l'originale, se no non saremmo qui a parlare. Beh, saremmo a Vessola, poi Dio, sono qualche centinaia di chilometri, ma se va a San Dir. Esatto, anche Leica l'ha messa, questa macchina qui ad oggi la tiene in un cavo in banca, perché ha un valore inestimabile, questa qui è una replica praticamente identica, da dove parte tutto il mondo 24x36. Il prototipo, esatto. Dopodiché, Leica UR viene chiamata, e ingegnere Oscar Barnack la provò per la UR, nel senso che aveva era in parte di storia italiana, ha detto urca miseria, che idea che ho avuto. No, e così no, è qualcosa di tedesco sicuramente, esattamente, e da qui diciamo lui incomincia ad usare questa macchina qua, e lui ingegnere va dal suo datore di lavoro, il signor Leitz, e gli parla di questo progetto qui ora che viene diciamo messo in produzione. Passa prima un'altra macchina, che è questa qui, che è la Leica Zero, anch'essa è un prototipo prodotto nel 2000, fedelissimo all'originale, un obiettivo, una nastigmat, ottica fissa, dove non possiamo andare a cambiare l'obiettivo. Quindi inizialmente erano tutti scettici, perché prima di questa diciamo rivoluzione nel mondo si usavano banchi ottici fondamentalmente. Questo tipo di fotografia, quindi macchina molto piccola, molto precisa, perché Leica, producendo microscopi, aveva diciamo una qualità di dettaglio ottico impressionante, la mettiamo dentro una macchina fotografica. E appunto il signor Ernest Leitz decide nel 1924 di incominciare la produzione della prima fotocamera 24x36 nelle loro fabbriche di Wetzlar. Tantissimi erano scettici a riguardo. Nel 1925 viene presentata appunto la Leica prima, una rivoluzione pazzesca. Questa qui è la prima macchina in commercio per diciamo gente comune, tra virgolette. Questo però non è più un prototipo. Questo qua non è più un prototipo, questo qui è una delle primissime macchine messa in produzione da Leica. Questa qui, cioè, poi, tu hai in mano la macchina vera in questo momento. Questa qui è una macchina e non sei in un cavò e non siamo in un cavò e ti fidi di me?
di Gerardo mi fido tanto, sicuramente. Dì, ragazzi, questi giovani cosa hanno da imparare? Questa qui, diciamo, è la prima macchina. E questa qui è la numero 519. Questa qui... Attenzione, 519, non 519, 1000. 519, punto. Punto. Di cui le prime 130 in realtà erano tra prototipi, questa macchina qui, quindi praticamente non sono mai state messe in produzione. Questa qui è una macchina come inizialmente montavano una Nastigmat, che poi viene cambiato il nome in Elmax. Questo qui viene chiamato Leica, prima si differenzia per il nome dell'obiettivo, che si chiama Elmax, che è un 5 cm come che si dice nel mondo. No, inizialmente 50 mm. Ah. Dopodiché cambiano con l'Elmar in 5 cm. Comunque sempre 50 mm. Sempre 50 sia. Perfetto. Questa qui, diciamo, tenete conto che da questa macchina qua, che è la 519, dovete cambiare il nome Leica, okay, da Elmax in Elmar, perché ricordava il nome di un obiettivo prodotto da terze parti, quindi diciamo gli fecero causa e dovettero cambiare il nome da Elmax a Elmar. Ok, fondamentalmente l'obiettivo è identico, quindi è un fatto, diciamo, di copyright già allora che hanno dovuto cambiare. Come vedete, la macchina ha 6 tempi di scatto, compresa la posa, diciamo, Z, che è la posa T. E da qui ci sono state diverse varianti. Tenete conto che su questo modello qui, dalla Leica prima, sono addirittura 10 varianti diverse che non vi sto qua a spiegare, perché sennò... Questa macchina è stata prodotta, che ore sono? Nel 1925. Quindi quasi 100 anni quasi fa. Quasi 100 anni fa. E sta ancora e funziona ancora, e dopo funziona 96 ancora. Anni. Che questa roba è incredibile, di questi oggetti qua, perché erano fatti per essere per durare nel tempo. Sì, è incredibile, nel senso che nei manufatti umani di alta tecnologia poter avere tra le mani un oggetto di 96 anni che sicuramente sarà stato assistito, ma comunque non è stato trasformato, che è ancora in grado di fare il suo lavoro, è una cosa inimmaginabile. Credo che non so quanti altri oggetti, forse nel mondo degli orologi. Il mondo degli orologi, difatti, forse la meccanica che ci sono tra macchine fotografiche. Qualche automobile. Sì. Ecco. Poco e niente, comunque. Poco e niente. Fantastico. Esatto, quindi è una cosa veramente incredibile. Dopo, appunto, questa fotocamera qui, la Capri ebbe un successo enorme, perché chiaramente era una macchina molto piccola, super robusta e con una qualità ottica straordinaria. Molto piccolo, perché non dimentichiamo che in quel periodo i professionisti sostanzialmente lavoravano con le cosiddette campagnole, quindi le macchine in legno, tendenzialmente usando, non c'erano ancora le pellicole piane su base teracetato, c'erano le lastre di vetro sensibilizzate 20x25 cm tendenzialmente, e l'altro unico formato che imperava, prodotto da George Eastman, ovvero dal signor Kodak, era il roll film, quindi il formato 120 o 6x6 come preferite, che è nato prima del formato 24-36 ed è ancora tuttora in produzione e permette di utilizzare ancora macchine addirittura dei primi del Novecento, perché la pellicola è ancora in produzione. Quindi abituata il mondo a vedere negative non stampe 20-25 cm professionisti e tendenzialmente 6x9 cm gli amatori, il 24-36 mm in formato fotografico, sì, i professionisti non lo vedevano, cioè, come una cosa fattibile in realtà, no? Quasi un formato Minox, cioè, voglio dire, eppure diciamo cambiò un po' il mondo questa macchina fotografica, perché anche, diciamo, storicamente le immagini che vediamo dal 1925 ad oggi, se non chiaramente in grandi formati, al 90% sono state scattate con una Leica, quindi anche foto di famiglia o comunque foto che ad oggi diventano storiche, appunto del 1920, scattate con questa macchina qua. Visto il grande successo, la macchina era un filo limitata, perché appunto avevamo un 50 fisso e non potevamo andarle a cambiare l'obiettivo. E tra l'altro il telemetro aveva un mirino, ma questa non aveva il telemetro incorporato. Non aveva telemetro. Quindi focheggiavi o a vista o con un telemetro aggiuntivo, a stima. A stima, esattamente. O col telemetro aggiuntivo. Dopodiché Leica cosa si inventa? Nel 1930 produce, aspetta, volendo qui,
volendo, potendo, volendo, sapendo, avevamo un telemetro che appunto si poteva andare a inserire nella slitta, appunto, per mettere il telemetro, per poter mettere a fuoco. Quindi, d'altro, questo, immaginatelo, questo telemetro in realtà è esattamente lo stesso principio dei telemetri navali che, per restare in ambiente tedesco, montavano le corazzate come una Bismarck, solo che i punti delle due finestrelle, anziché di stare di 3-4 cm, di stavano 7-8 metri per avere l'infinito intorno ai 15 o 20 km e colpire l'avversario. Però diciamo che se prendi il modellino di una Bismarck, io credo che sulla plancia ufficiale ci fosse più o meno un po' più grande un telemetro del genere. Sì, e credo tra l'altro che comunque anche su queste cose di telemetria eccetera, tante aziende del fotografico, si può dire Nikon? Sì, sì, perché no? Che ha iniziato facendo binocoli per la marina militare nipponica. Comunque c'è stato comunque sempre un avvicendamento tra scoperte ottiche che in anni di grande belligeranza hanno avuto come prima funzione, una funzione appunto diciamo da battaglia, e poi civilizzate per le persone comuni. E contemporaneamente c'è anche da dire, visto che tu hai citato giustamente i microscopi e che ahimè siamo già da più di un anno in un periodo da microscopi, da virus e bacilli, la nascita del microscopio è quella che ha permesso comunque di scoprire il 99% delle malattie infettive e trovare la soluzione alle malattie infettive. Quindi perfino l'evoluzione della sanità mondiale, della ricerca scientifica medica, è passata in parte dalle officine Leitz, e diciamolo, e il contraltare erano le officine Zeiss, di Zeiss. Zeiss, esatto. Quindi, Zeiss e Leica hanno sempre avuto, diciamo, erano le due concorrenti, era molto forte la concorrenza che c'era all'epoca, poi le fabbriche erano anche abbastanza vicine. C'erano due eccellenze in ogni caso, e poi se non c'è concorrenza poi la gente si siede sugli allori. A volte l'allore funge, tra l'altro, è meglio non sedersi sugli allori. Meglio di no. No, meglio no. Non ho mai fatto del bene. No, assolutamente, va bene così. Bene, quindi, allora, partendo da qui siamo al numero 500. A 519, ripeto, dopo 1930 Leica, diciamo, visto, ripeto, il successo avuto, mi viene l'idea di... nasce il passo 39, quindi avremo una macchina dove possiamo andargli a cambiare l'obiettivo. Questa qui in realtà è una M39. Di fatti appunto passo a vita, passo larga. A vita è 39 mm, di cui tra un po' ci parlerà però esatto, Roberto, perché anche Roberto, se lui non è neanche quasi maggiorenne, nonostante non può guidare le Harley Davidson, però può usare le macchine fotografiche perché lì non c'è... Lui è un utilizzatore appunto di... anche di Leica Vite. Adesso vi spiego due cosine, poi vi dirà anche un po' lui la sua esperienza che ha avuto. Allora, appunto, nasce passo 39, quindi possiamo andare a cambiare gli obiettivi. E Leica cosa fa? Avevamo solo un 50 o l'Elmar o Elmax, il nome non è così importante. C'era anche l'Hector, questo qui è un 50 mm per l'epoca super luminoso, perché ha un 2,5 di luminosità, che quindi permetteva, dato che all'epoca, come insegna il buon Gerardo, non avevamo grosse sensibilità nelle pellicole, no? Quindi sa che oltre pochi DIN, oltre i 50, pochissimi DIN, esatto. Però la gente usava i treppiedi all'epoca, cosa che oggi è un filo meno usato, è molto meno usato, quindi il problema della bassa sensibilità e delle relative non alte luminosità delle ottiche venivano commutate dal fatto che comunque c'erano questi benedetti treppiedi. Infatti anche sotto questa fotocamera c'è questo, che non è uno sfrido di fabbrica perché ha montato la macchina sul pieno di ottone, ma è l'attacco filettato per montare un treppiedi. E ancora oggi, con tutto l'amore e il piacere per i 150.000 ISO di alcuni straordinari sensori, le ottiche stabilizzate, dire, fare, baciare, lettera, testamento, il treppiedi rimane ancora un sistema eccellente per poter inquadrare, fare break e cose del genere. Quindi comunque
avevano i treppiedi e usavano i treppiedi per supplire alla mancanza appunto di sensibilità del nostro amico negativo. Quindi cosa succede? Leica nel 1931 incomincia a produrre obiettivi. Questo qui è una cosa pazzesca per il mio, questo qui è un Hector 73 mm, 7,3 cm, 1,9 di luminosità. Quindi un obiettivo da ritratto 1,9 dell'epoca. Nel 1931, quindi pensare... Tra l'altro non è uno di quei padelloni che si vedono adesso, perché gli 1,8 di solito hanno un diametro filtri Hubble praticamente. No, esatto. Un diametro filtri Hubble. Questo qui invece riusciva a mantenere... Piccolino, perfetto. Poi loro, diciamo, la meccanica, il fatto che già paraluce... sono perfetti, poi adesso nel video non si vede, ma sono meccanicamente perfetti ancora. Tappi costruiti, io poi rimango affascinato anche dall'oggetto. Anche questa qui è un'ottica che a tutta apertura la qualità era un po' quella che era, però ti permetteva di far foto essendo molto luminoso. Ma questo qui è il colore del velluto rosso dei palchi della Scala, che è qui a 200 metri a Milano. Esatto. Ma è vero che ci sono dei toni in alcune poltrone, e si dicono che negli anni 20 qualcuno andava a ritagliare le poltrone e faceva per facere no, non credo. I tedeschi però sono... il colore della Scala di Milano è quello, prova contrario. È quello. Quindi avevamo un 50, un 73 e un prodotto il 90 fuoco 4. 90 fuoco 4 anch'esso molto piccolino, e quindi avevamo 3-4 obiettivi contando il 52,5. Altra cosa, ritornando, questa qui in realtà è una Leica, come vedete, una Leica seconda, perché cioè, dalla Leica appunto prima, Leica prima obiettivi intercambiabili, Leica nel 1931 mette il nostro famoso telemetro. Quindi telemetro integrato nel corpo macchina, senza però cambiare la larghezza e la profondità della fotocamera. Le macchine sono praticamente molto simili, sono realmente compatte. Esatto. Cosa succede? Parlavamo prima di aggiornamento firmware. In realtà nel 1930 Leica permetteva già di fare un aggiornamento non firmware ma dell'oggetto, perché questa macchina qua, Leica cosa faceva? Nel 1930 dice: ok, noi abbiamo fatto questa evoluzione, tu compratore di Leica prima, quindi una Leica senza telemetro incorporato, non me la mandi a Wetzlar, costi purtroppo non ve li so dire, però facciamo un upgrade a Leica seconda, mantenendo lo stesso numero di matricola. Cioè un upgrade meccanico, esatto. Quindi levavano il Mirino Galileiano e mettevano questo castelletto di prua dove c'era il Mirino Galileiano da una parte e il telemetro dall'altra. Esatto, e quindi cosa succede? Leica, così la gente si affezionava sempre di più al brand, perché comunque anche col passare degli anni Leica dava la possibilità di mettere, diciamo, la tecnologia dei giorni di allora su una macchina che, nonostante tu abbia comprato anni prima, era molto democratica anche questa filosofia aziendale, fino a prova contraria. Era molto, sicuramente, secondo me, una cosa che gli ha dato un perché grosso successo, perché al di là dei prezzi permetteva di far rifiorire, o meglio di adeguare, certo, alla nuova tecnologia una macchina che era obsoleta solo perché era nata prima e non, esatto, per altro, esatto, perché questa cosa è stata scoperta dopo. Sì, che ripeto, anche a me affascina molto. Dopodiché dalla Leica seconda, tenete conto che questo qui secondo me è stata la più grossa rivoluzione per le Leica, quindi abbiamo una mira e un telemetro. Poi se verrete qua, se avete mai preso una Leica Vite, sapete che il telemetro c'è, ma non è così semplice da usare su queste macchine qua. Dopodiché Leica, dalla Leica seconda, di semplice nella vita c'è poco, in questa, diciamo, di vita, in questo di pianeta, in questo di sistema solare. È chiaro che comunque un telemetro separato dal mirino non è così semplice, ma voglio dire, poi ci si riesce ad adattare. Ci si riesce. Se si è adattato lui, che ripeto è un... Ha anche rinunciato al telemetro. Esatto. Ah, tu messa a fuoco a stima? Sì, diretto. Stimo... Stimi? Presumo di stimare. Tu metti a fuoco a stima con il 50 mm? Sì. Certo. Non ti sei fatto innestare un telemetro? No, no. Contatto. hai delle lenti a contatto telemetriche, allora, praticamente. Quello non sarebbe... Visto che è foto ottica Cavour, non dimentichiamo che c'è un punto vendita che non vende fotocamere, ma vende gli ausili per guardare nelle fotocamere. Esatto. Noi, essendo ottici anche, appunto, in realtà sono ottico. Si vede che sei ottico, si vede, sei nitidissimo, guarda. Ma sai che tanti, perché anche noi abbiamo...
tanti di voi, se ci conoscono, conoscono anche il nostro grande Claudio, che dopo facciamo apparire anche lui. Anche lui è ottico, quindi nel mondo della fotografia e l'ottica c'è un bel connubio. Poi serve capire anche la qualità dei vetri. Assolutamente. Che è la forza di Leica, fondamentalmente, è la qualità dei vetri. È riportata anche ad oggi, quindi la qualità del vetro è la cosa più importante. L'affidabilità meccanica da un lato, incredibile, esatto. E la qualità degli obiettivi dall'altro. Quindi un connubio assoluto. È strepitoso. E qui siamo arrivati nel ridente... Qui siamo nel 1933. Ma io ero già nato, sì, me la ricordo, tra l'altro. Forse l'ho anche avuta. Diciamo che ha avuto delle evoluzioni molto veloci per l'epoca, appunto 1925-1930, ottiche intercambiabili, 1932, scusate, telemetro, e 1933 nasce la Leica terza F, la Leica terza, che fondamentalmente è una Leica seconda, ma con... Come a scuola, che quando dalla seconda poi passa alla terza. Sì, sì, voglio dire. Questa qui è una Leica terza, che se voi guardate sono molto molto simili, come potete notare abbiamo questa ghiera qua in più, che è dei tempi, per i tempi lunghi, quindi per le lunghe esposizioni. Quindi non ci fermiamo più alla posa T e al ventesimo di secondo, ma passiamo alla ghiera che ti permette di fare il ventesimo, l'ottavo, il quarto, il mezzo, il secondo e la posa T. E la posa T, esatto. Quindi diciamo che per l'epoca una rivoluzione ad oggi. Quindi diciamo che sarebbe la parte privilegiata da Beethoven, dalle nove sinfonie, perché erano quei nove tempi di scatto in più da aggiungere, che servivano appunto per posare, scattare con o senza treppiedi in scarsa luce, esatto. Nonostante all'epoca esistessero già anche i flash al magnesio, fino a al magnesio, ma dovremmo avere anche qualcosina da qualche parte, ci abbiamo. E la cosa incredibile è la meccanica macchina, ancora i tempi, cioè sta funzionando ancora, sta funzionando i tempi lunghi, che ad oggi anche sulle macchine di oggi abbiamo un po' di problemi. Perché io ho, cioè tutti abbiamo una dignità da difendere, se lo dice lui cioè fidiamoci, però fidati, comunque fidati. Seriamente parlando, un'aspettativa di vita comunque di un prodotto industrializzato che travalica il secolo davvero è qualcosa di incredibile. Incredibile. Così come è incredibile il fatto che ancora oggi comunque è possibile fare della manutenzione e dell'assistenza su queste fotocamere. Assolutamente, fortunatamente anche Leica, volendo qualche macchina ce la guarda, troppo, l'unico problema è che dei prezzi un po' folli, però per fortuna ci sono ancora riparatori in tutta Italia veramente bravi, molto affidabili, che conoscono le macchine a memoria, e quindi sono tutte, chiaro, a volte succede che una macchina che viene venduta ha dei piccoli problemi, anche magari il riparatore, essendo macchine molto vecchie, può avere un pochettino di difficoltà. Ok. Quello che a me succede, sono macchine che hanno appunto 70, 80, 90 anni e può succedere che qualche piccolo imprevisto ogni tanto... C'è anche però forse da dire che, senza entrare nei prezzi, perché qui non vediamo tacchi, dadi, datteri e pesce, e queste è forse più probabile che siano macchine, diciamo, da possesso. Sì. Forse da uso. Da uso sarebbe, esatto, macchina che... Quella che ci farai, F, esatto, che farò, ci farai vedere dopo. Questa qui sicuramente è una macchina, uno volendo la può usare, ma è meglio non usarla per il valore che ha. Ok. E sono macchine meglio che fanno di uscire base, diciamo dall'apartment. Meglio ma, di il no. Ma il buon Roberto, che è quieto, molto silenzioso, allora, buon Roberto, dall'alto dei suoi 23 anni. Allora, Roberto lavora con me ormai, non so, quasi 23 anni. Quasi 23 anni, bravo. È andato a prenderlo in clinica, la Mangiagalli, l'ha portato qua, l'ha svezzato e l'ha trasformato in un collega. Lavora con me da un paio d'anni e appunto ha fatto una scuola di fotografia, era entrato per comprare dei rullini e col professore ha detto: oh, professore, nostro amico, ho bisogno di un ragazzo sveglio, così ringiovaniamo un po'. Soffre di insonnia? Sì. Cioè sveglio in questo senso? Sì. Che non dormi mai? Non dormi mai. Che miseria, devi andare giù di melatonina. E la cosa bella appunto che è un ragazzo giovane che scatta pellicola, praticamente adora scattare a pellicola, il digitale oggi sì, scatta per le sue cosine, ma adora la pellicola, il che a me mi illumina il cuore, anche io sono giovane, però io sono nato qua dentro, quindi io sono un caso un po', voglio farvi
spiegare da Roberto, appunto, un millennials, la sua esperienza e il perché utilizza questo tipo di fotocamera. Quindi prego. Allora, io già da appassionato cognome e nome la Com Lucien. Cognome e nome Roberto Bia Vaschi. Ok, età 23. Con in mano una Leica Vite. Esatto, 1935. Mi sono avvicinato a questo un po' perché già utilizzatore di Leica M, quindi sistema telemetrico, macchina compatta. Vista questa, macchina minimale e completa, cioè mi sono immediatamente innamorato. Hai l'ottica rientrante, quindi come su tutte le Leica Vite con Elmar e ottiche similari, l'ottica si collassa e la macchina è praticamente uno scatolotto. La dimensione di un telefono. Anche meno. La cosa incredibile, esatto, è questa. Questa mi sta in tasca meglio del mio telefono. E questa mi consente di fare tutto quello che ho bisogno di fare, cioè le fotografie. Fondamentalmente dallo scatto alla stampa. Tra l'altro mi sembra che la ricarica costi anche meno, tra l'altro, di quel tipo di telefono, fino a prova contraria. E ci mette anche meno. È pronta questa macchina in tempi record. E sia tutto, quindi i tempi di scatto, mancando comunque di quelli lenti che sono sopperiti dalla presenza della vite per l'autoscatto, miglioria portata appunto con la Leica seconda, nei modelli più recenti, tra virgolette. Questo è il modello standard, macchina che è contemporanea alla Leica seconda e che appunto Leica riprende lo stesso identico design e funzionalità della Leica prima, quindi quella che avete visto prima, Elmax. Sti vecchietti, perché vedete, si toglie questa diciamo parte che sta intorno al pulsante di scatto, si mette in luce un attacco filettato sul quale si mette l'attacco filettato proprietario Leica, che guarda caso comunque è stato poi utilizzato anche da Nikon F, perché anche Nikon F aveva lo stesso sistema. Sì. Vedi un po'. La triplice alleanza e la triplice intesa. A quel punto cavalletto. Sei pittore? Tre piedi. Il cavalletto lo usano i pittori. Bada ben. Vabbè. Tre piedi. Tripod. Cavo di scatto e quindi si riesce anche a scattare con tempi lenti, lunghe esposizioni. Il che la rende completa, oltre al fatto di avere in questo caso gli occhiali, che era un optional all'epoca, però estremamente comodo per avere la macchina sempre con sé. Macchina appunto compattissima, manca del telemetro che poteva essere addizionale, come abbiamo visto prima. E tu invece non lo monti neanche? L'ho provato, però avendo già M, diciamo questa la... Sai stimare perfettamente le distanze? No, assolutamente no. Però ci provo. Bravo, ecco, l'importante è provarci. Esatto, esattamente. Diciamo okay. Che la voglia di provare un prodotto... Sei un autovelox vivente, tu stimi le distanze praticamente a occhio. In giro con il metro. Mi perdono. Hai lenti a contatto? Eh sì. Telemetriche? Magari. E te la fate ottica Cavour, perché c'è anche il negozio di ottica. Esatto. C'è foto e poi c'è l'ottica in piazza Cavour. Esatto. Hai le lenti a contatto telemetriche, non male. Questo è un altro optional. Da... E anche a proposito di occhiali, Leica adesso ha fatto collaborazione e produce anche degli occhiali. Vabbè, lasciate stare. Lasciamo perdere. Diciamo che tutto nasce da qui, quindi la fotografia e Leica nasce da qui. Ma tu scusa, scatti è come il 150% della gente poi si prende... Un oggetto che scansiona o scatti e stampi? Allora, oggi bisogna dire questo, adesso nell'occhio del ciclone, però oggi bisogna dire questo, che c'è grande passione, c'è grande interesse per questo mondo, quindi mondo pellicola e mondo Leica. Ovviamente la scansione è un mondo a sé, io penso che fotograficamente parlando la macchina è completa nel momento in cui ti permette di fare... Bravo! Questo. E qui su questo... Ma questa è una stampa ingetta da una scansione, no? Stampa argentica, camera scura. Ah, ok. Niente elettricità, se non un po' di luce rossa. Sì, bravo. Beh, un filo di corrente. Beh, potessi mettere la dinamo della bicicletta, magari un Durstam 601, se ci pedali, esatto, davanti riesci a diventare anche la... Sì, assolutamente. Ma fai vedere qualche altro scatto. Quindi scusate. Questa è completa, cioè si riesce a... Non fare il timbro. A fare le foto. Questa è una foto a contratto.
Esatto, esattamente. Famosa da qui si va stampa a contratto. Come era per una volta per il reporter. Non dire fatto. Per una volta, perché fino a prova contraria, Fotottica Cavour vende, non dico più pellicole che schede di memoria, comunque di pellicole. No, sicuramente. Vende più pellicole che schede di memoria, signore e signori. Quello che un po' Lightroom va a emulare, fondamentalmente, il provino a contatto che permette di fare. Sta distruggendo tutta l'intervista. E... Lightroom, esatto. Scan. Perché sanno di quello, perché anch'io, cioè io non nasco digitale, nasco digitale. Digitale. No, tu sei, tu veramente, tu sarai nato di parto podalico, ma sei nato analogico. Questo è poco ma sicuro. Analogico sicuro. Non credo che ti hanno scaricato da internet i tuoi genitori, Non credo. E quindi diciamo che siamo tornati a questo. E vediamo qualche altro scatto, Roberto? Sempre questo, fatto con quella macchina? Tra l'altro questo bello. Si tratta di uno scatto fatto con ottica Leica e stampato con ottica Leica, non una qualsiasi, ma questa. Nel senso l'ottica... che viene montato come già pazzo. In alcuni articoli che ci sono sul mio sito www.gerardobonomo.it, gli Elmar, essendo M39, guarda caso è l'attacco filettato di tutti gli ingranditori del mondo, Elmar già all'epoca Lights prevedeva di usare l'ottica da presa anche come ottica di ingrandimento, tant'è che all'epoca avevano fatto anche un tubo che permetteva di collegare l'anello, fai vedere ai signori, bravo, l'anello dei diaframmi che è a unghia praticamente, in camera oscura anche no, perché graffiava la lente frontale, per poterlo spostare esternamente, regolare il diaframma e usarlo, quindi anche straordinario e anche economico se vogliamo, perché quando mai tu hai una fotocamera che ti permette di usare l'ottica da presa come ottica di ingrandimento, ma soprattutto... Cosa non è bello usare l'ottica da cui hai importato i fotoni, girata di 180 gradi, li esporti su carta argentica e crei positivo. Totale. Straordinario, assolutamente straordinario. Ecco perché utopia. La macchina più completa di così difficilmente. Utopia realizzata. Realizzata, ma se non ci penso oggi è incredibile. E solo Leica, perché tra l'altro vuol dire altri comunque grandi giganti della fotografia, come Rolleiflex per esempio, non poteva permettere una cosa del genere, perché le ottiche erano assolutamente realmente fisse e per stampare bisognava usare un ingranditore separato. È tanta roba, è un all in one, come si suol dire. L'ultima cosa su questo qui è l'attenzione che aveva Leica anche il suo successo anche grazie agli accessori che si potevano usare su queste macchine, perché esistono già filtri, così che era la borsetta del tempo del 1930. Con dentro una Leica Vuitton praticamente, portarullo Leica ovviamente del tempo, e come dicevamo prima i rullini non erano come dovevano essere caricati dall'utente, dovevano essere caricati, quindi avevi i tuoi portarulli che tu ti potevi caricare chiaramente prima, te li mettevi qua dentro, avevi la tua macchinetta e volendo addirittura filtri, quindi esistevano già i filtri. Questi erano filtri a molla per l'Elma, perché non ha l'attacco filettato. Non ha l'attacco filettato, quindi andavano messi in questa maniera qua. Fantastico, straordinario. Quindi la loro forza è stata anche nell'accessoristica che si poteva utilizzare su questi oggetti qua, cosa che prima sulle macchine una volta accessori ben pochi o molto complicati da utilizzare. Quindi è stato veramente una roba geniale anche questa. Io non ho davvero la sapienza, io ho un'ignoranza priva di lacune, i veneti sanno cosa vuol dire, ignoranza priva di lacune. Ma credo di poter affermare, e sarò smentito da tutti, che forse Leica è stata l'azienda che ha fatto il maggior numero di accessori utili per le sue macchine fotografiche nella storia della fotografia. Assolutamente, non assolutamente. C'è dubbio. Soprattutto per l'epoca, poi Isoflex, poi c'è un mondo che non possiamo chiaramente stare a raccontare tutto, però... Oggi, andrò a raccontare meno domani. Diciamo, c'è veramente un mondo. Bene, siamo arrivati quindi, Nicolò, siamo arrivati appunto al 1935, con l'avvento della Leica terza, appunto la differenza sostanziale, che abbiamo appunto i tempi lunghi. Ok. Poi da qui comincia un periodo abbastanza particolare per il mondo in generale. Beh, c'è anche una leggerissima seconda guerra mondiale. Esatto, ci avviciniamo alla seconda guerra mondiale e qui Leica... Dove i telemetri venivano fatti più grandi e montati sulle corazzate. Bravissimo, ecco, esatto. Insomma, cambiavano le dimensioni, cambiavano gli scopi. Però diciamo che Leica non solo per appunto le...
le sue truppe tedesche e naziste è stata molto importante per i documenti che ad oggi abbiamo ancora. Vero, e non dimentichiamo le laica della salvezza, nel senso che in tempi non sospetti in Germania molti degli operai che lavoravano a Wetzlar non erano, diciamo, ariani, e Wetzlar pagava i biglietti di sola andata via nave all'epoca per New York, donando all'operaio una laica che poi veniva usata, diciamo, come cash arrivata a New York per potersi rifare una vita. Quindi lui è stato quasi un, diciamo, giusto, c'è il termine che adesso mi sfugge perché è qualche mese, giorno che non vedo Schindler List, giusto tra i popoli o qualcosa del genere, perché sì, nonostante fosse, perché lui ha salvato vite di suoi operai che se fossero rimaste in fabbrica sarebbero poi stati fabbricati, diversamente fabbricati. Una fine un po' particolare. Sì, sì. Una fine hot, esatto. Dire. Quindi adesso nel prossimo incontro vi spiegheremo un po' anche il ruolo di Laika nella guerra, nella seconda guerra mondiale. Quindi la chiudiamo qua in tempo di pace, di non belligeranza, esatto. E quindi concludiamo questa prima parte di questo diciamo lavoro fatto a sei occhi, no? Tu ne hai lenti a contatto, vabbè, a 12, insomma, a Mosca, che ha un sacco di occhi, su Laika Vitae da Foto Ottica Cavour, e continueremo la seconda parte sempre parlando di Laika Vitae, ma non finiremo con Laika Vitae, perché oltre a Laika a cacciavite poi c'è l'Allegro Mondo M e poi l'Allegro Mondo R, esatto. Solo per rimanere nel mondo delle pellicole. Quindi, esatto. Intanto vi ringrazio per la vostra attenzione, vi aspetto numerosi come Luginuri d'argento, non come le candeline nella Tora di Roberto, perché sono 23, spero di avere almeno 24 visualizzazioni sulla seconda parte di questo video, che comunque poi seguirà su altri video sul mondo M R, sempre nella ridente fotottica Cavour MM3, fermata quella via che non conosce nessuno al mondo, quella via un po' così di periferia, fermata Monte Napoleone. Da Milano e dalla Madonnina un iridescente saluto dal vostro affezionatissimo, appunto iridescente, senescente, ex giovanile e come sempre monocromatico, Gerardo Bonomo, Valdaim. Arrivederci a tutti.